Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. Yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Benvenuti in questo nuovo video con Sorvix, il nuovo nome di Antonio Sorvillo. Come sapete aveva lasciato i social, adesso è ritornato. Ma vi spiegherà tutto sul suo canale, che ve lo linko qua sotto. Se ancora non avete visto video sul suo canale, presto li caricherà, presto vi spiegherà perché è tornato, giusto? Ma penso comunque quando uscirà questo ci sarà già qualcosa online. Il canale è nuovissimo, quindi ragazzi, non c'è più niente di quello vecchio. Però iscrivetevi, cercate di supportarlo adesso che è tornato. Mi è venuta la brillante idea di fare un video stupidissimo. Praticamente abbiamo visto un video di Shay Mitchell che usava questi dilatatori per bocca, ma penso pubblicizzasse un gioco della Hasbro, adesso non so, comunque leggevano dei bigliettini con questi dilatatori per bocca. E io ho pensato, perché non fare un Mi Preparo con voi o anche tanti altri video con i dilatatori per bocca? Quindi abbiamo chiesto al mio dentista, che salutiamo, Gabriele, ciao! Grazie per averci prestato un dilatatore per bocca, purtroppo era un po' complicato da usare e molto, non tanto pratico per questo video, quindi ho deciso di comprarli online. Potete trovarli su Amazon se volete anche voi fare questo video stupido. E per quello alla fine un video tanto per riderci. Esatto, su. Mi è venuta in mente questa cosa, ho detto no, dobbiamo farlo insieme, sia perché non ci siamo mai truccati insieme, vero, e sia perché siamo due scemi. Spero che questo look vi piaccia, spero che vi faccia più che altro ridere, intanto Antonio si osserva. Mi raccomando, se non avete ancora attivato la campanella a questo canale, attivatela. Iscrivetevi al nuovo canale di Antonio, che ve lo linko nell'info box. E se siete nuovi di questo canale Gloria Fair, mi raccomando, iscrivetevi. Noi vi lasciamo al video sperando vi piaccia e ci vediamo a fine video con i saluti. Ciao. Vediamo adesso che possiamo. Cosa pensavi che fosse? Struccante. Ma che struccante. Ragazzi, potete notare i cambiamenti con gli Invisalign. Sono straordinari i cambiamenti che stiamo facendo, che sta a fare occhio. Vediamo, riuscirà a parlare. A parlare. Mentre ci trucchiamo. Mentre ci trucchiamo, quindi. Iniziamo con. No, guarda il naso quanto è largo! Guarda il mio che sono un criceto, guarda. Oddio, guarda il profilo. Oddio, sono quello del gris! Guarda! Oh, che schifo, sono quello del Grinch, cazzo! Io direi di iniziare dal fryer. Da? Dal fryer. No, te ce l'hai normale di profilo, guarda io! Sembra che sto soffiando! Oddio, adesso ci si rotagliamo! Allora, io uso l'Angor di Too Faced. Non so quanto sia stata bella questa idea, perché viene da fare... Il Refreshing Face Fryer, ok? Refreshing Face Fryer. Io e Cafferer sta uno Skin Equalizer. Come facciamo a truccarci il viso? Oddio! Oh, impossibile! Ok, da fare adesso. La faccia! Metto il fondotinta e lo metto alla fine. No, io lo metto adesso, scusa. Perché? Vado a finire con le sopracciglia. Utilizzo il colore Perfect Brown di LAC Cosmetics, che è il Brow Hot, per fare le sopracciglia. Io invece vado a stendere con la tinta e utilizzo il Cacquarello Ultra HD colorazione 128 Y415. Perché sei rossa lì? Sembra che sta perdendo sotto. Che cosa ho detto? Io sono tuo padre. Ma se io devo vedere quel cacchio faccio? No, no, ti sono di tutta. Ti sono da lì, cogliona. Sei un genio. Guardate. Tu che cazzo ti stai facendo? Un palumpa. Cosa? Un palumpa. Che cazzo vuoi? Un calunga! Un calunga! Sto scendendo la pallina, che cazzo! Ma chi, io te? Ciao, no, madre, ciao! Adesso io vado ad utilizzare i colori della nuovissima palette Watch di NYX. Kat Von D Look It colorazione 27 Warm.
E questa qua è la Electric Hustlers 01. Ciao Vivanni! Utilizzerà questi colori che, come vedete, sono molto chiari. Quindi dovrà cercare di fare una base che riesca a vedersi. Però io non ho dietro i Jawai Pencil di NYX, quindi non fa un problema. Come base utilizzerà il Gacha Powered di NYX Currents totale numero 2.5. Certo che la come vedete è super fastoso. Adoro! Adoro! Ciao! Che fai sta cosa? Secca un sacco le labbra, perché comunque stanno tutte tirate. Oh mio Dio, guardate quanto scrive. Wow. Vero? Adesso non posso soffiare sopra. No. Adesso vado ad utilizzare la cicchia di Miracle Cosmetics 05 Zeus e vado ad illuminare ulteriormente l'highlighting. Io invece applico questo colore qui, che è un rosa molto molto chiaro. L'applico alla polvere centrale. Mani tutti e due devono fare le stories e andare alla Mercari con queste cose in bocca. Non lo faremo mai. Vado ad utilizzare intanto la terra di Murak. Ma che cazzo urlate? No! Vieni. Adesso prendo la Dream Eyeshadow Palette di Naura. Dov'è Elio? Hai ripreso tu? Adesso vado a intensificare l'angolo esterno. Io vado a prendere la mia palette di Mulac Cosmetics che ho composto io e utilizzo questi angoletti qua. Queste nuove palette L'Oyu Somachi di NYX sono molto carine. L'unica cosa è che sono tutti quanti shimmer, quindi non sono un amante degli ombretti shimmer su tutta la palpebra, quindi sono carini da usare magari come colori principali al centro dell'occhio, secondo me. It's true. Cioè su tutto l'occhio mi sembra di usare i trucchi dei bambini, cioè non ci vedo. È vero, it's true. Oddio, dovrei distendere l'occhio, non ce la faccio, di solito tiro la bocca e quindi non riesco. Sembri veramente toscano quando parli. Adesso utilizzo questo qua della palette L'Oyu Somachi, che è il più chiaro, tipo un bianco con delle perlescenze azzurrine, molto molto bello. E lo utilizzo nella parte centrale. Adesso applico il maculetto di Nola nella nella parte dell'arcata sopraccigliare qui. Oddio, no, classica, non so troppo. Ne ho messo troppo. 118. Scegli l'unico aspirapolvere senza fine. Aspirazione potente per pulire a fondo. Adesso applico il Worth the Hype. Mi metterò a nudo. Già la mia bocca è a nudo. Comunque io vado ad applicarmi la matita nera solo nella rima ciliare inferiore dell'occhio e successivamente vado ad illuminare la palpebra con questo illuminante qua, un muretto illuminante di Murak Cosmetics che non vi so di nome perché non riesco a parlare. Adesso vado ad applicare il fondotinta perché il primer l'ho già steso. Come fondotinta utilizzo il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani, che è nuovo per me perché non l'ho mai provato e siccome mi sono fatta dare un sample loro... Cos'è? Sto parlando malissimo! Mi sono fatta dare un sample e mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di acquistarlo, quindi... Oddio, è difficilissimo truccarsi così! Te l'ho detto! No! Tu stai andando di vendere, io no, lo so. No, raga, è impossibile! È impossibile! Con il dito ad a prendere l'angoletto di Murak, guarda che bella! Sì, mi ricordate che non ho steso l'illuminante io. Adesso applico il correttore, applico il Naked Skin di Urban Decay nella tonalità Fair Neutral. Io invece applico, piego le ciglia e applico il mascara di NYX e piego le ciglia di Murak. Com'è? Murak. Rossa, in quella la rossa. Io adesso vado a fare il contouring con la cifra di Too Faced, la Milk Chocolate Soleil. Come lash utilizzo, of course, è uno dei miei lash preferiti, mi piace tantissimo.
Però non ne metto tanto, perché mi sono appena ricordata che NYX ha fatto la collezione L'Olio Sonoce anche il lash illuminanti. Ci sono queste due tonalità, questa che è la Elite Life 01 e questa che è l'Arcade Glam 02. Guardate quanto è piccolo. Leggero, però fa già l'highlighting, come potete vedere. Però voglio caricare l'highlighting, quindi utilizzo questo dorato. Anzi, faccio un mix di tutti e tre. Guardate. E le labbra come le fai, scusa? Le labbra non le faccio. Infatti, no. Aspetta che anche sono illuminante. Io aiuti e utilizzo Azores, questo qua. Azores! Anzi, in realtà utilizzo prima Capri, questo in crema, questo e poi Azores sopra. Hai visto? Guarda com'è leggero. Ho finito, Gloria! È arrivato il momento di togliersi questo e scoprire come è venuto il trucco. Avete presente quella roba che si usa le pompette per gonfiare le labbra? Però guarda, è vero, c'ho le labbra gonfie rosa, no. Sembra come se la tinta. Guarda, è una cosa assurda. È la prima volta che ci trucchiamo tra l'altro insieme, sì, davanti alla videocamera. Get ready with che bella us. Pelle, cioè c'è una pelle tutta levigata. Beh, però non è brutto il trucco, pensavo peggio. No, a me sei piace. Tanto scuro tipo Jordi Shore, però. Ma no, perché ho fatto stile Kim Kardashian. Ti sei marcato tanto il contouring, forse è quello. Eh sì, perché Kim Kardashian, amore, guarda. Pappadoro! Pappadoro! Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia veramente strappato non un sorriso, ma più di uno. A parte gli scherzi, dolorosissimo perché io mi sto sentendo male cane qua, infatti come vedete io sono proprio rosso qua. E secca mi sento. Però è carina come idea che ti è venuta, perché cioè io almeno non ho mai visto una roba del genere né su YouTube Italia né tantomeno YouTube America, Inghilterra, queste cose qua. Quindi, raga, è un po' doloroso, ma se vi va riproponete il video di Gloria. Un top d'oro! Noi vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!